la cosa che più mi piaceva quando ero bambino era crearmi degli spazi, creare degli spazi che fossero totalmente miei, totalmente confortevoli. E mi sono ricordato di quando creavo con i cuscini e le coperte i castelli, ed entrando in quei castelli le dimensioni del castello erano più ampie della sala che li conteneva. Paradossalmente, ma è l'immaginazione. Ho voluto fare proprio un castello, un'opera dove entrare, un'opera che si espandesse nello spazio. Il bambino dovrebbe entrare nella sala e vedere quest'opera che sembra un grande quadro. Poi però appena si muove scoprire che non è un quadro ma un cubo. Poi appena gli gira intorno scoprire che può anche entrare nel cubo e quindi entrare nell'opera d'arte. L'opera è fatta con dei materiali a cui tengo molto, che sono fonte e base della mia ricerca: il cemento, la pittura, il tessile. E tutta la mia ricerca si basa sullo scomporre la superficie stessa dove avviene la rappresentazione o il simbolo. Forse per cercare di capire quanto profonda è la realtà, quanto nel paradosso riesce a scavare. Poi mia nonna usava molto la macchina da cucire. Io ho capito solo dopo che la macchina da cucire crea un ritmo, crea un suono intorno a qualcosa che è ancora solo un'idea. Poi la conseguenza di quel suono e di quel ritmo è l'opera, ma l'opera è sempre solo una conseguenza. I disegni sono fatti con carta trasparente, dipinta e disegnata in più strati e cucita una sopra l'altra. In questo modo quello che va veramente a contare è il punto di vista dell'osservatore. L'osservatore vede un solo disegno che in verità è composto da tanti disegni. È paradossale all'interno di un linguaggio, ma non è paradossale nella realtà.